Dove posso trovare i pavimenti? Alla MVD. L'arredo bagno? Alla MVD. La rubinetteria? Certo, MVD. I sanitari? Ovvio, MVD. Le nuove pompe di calore? Una parola, MVD. E una piscina per il relax? Sempre MVD. L'illuminazione? Ma certo, alla MVD. Ma allora? Andiamo all'MVD e ci troverai tutto il bello per la tua casa. Accidenti, che buio! Fai luce! Cosa possiamo accendere? Fai luce anche tu! Ecco la luce! C'è luce anche qui! Anche qui c'è luce! Anche qui c'è la luce! Noi abbiamo illuminato il nostro mondo. Tu puoi illuminare la tua casa. Vieni all'MVD. Toremar, albergatori preoccupati dallo sciopero del 21 luglio. De Ferrari, non è un bel segnale per i turisti, speriamo in corse straordinarie di Moby. 300.000 euro vinti con un gratta e vinci da 5 euro. È successo a Carpani, i fortunati, una coppia che ha acquistato il biglietto al bar. Elba Gourmet Diary, l'opuscolo che racconta l'isola in tavola. Distribuito in 10.000 copie per continuare la promozione della rassegna di Confesercenti. Brevi dall'Elba, bocciata dalla regione la quarta base del risoccorso all'isola d'Elba. Ecco i soldi per il canile, 600.000 euro dalla regione. Elba Book Festival, la rassegna compie 10 anni. Trekking delle farfalle a Serra Ventosa e Madonna del Monte. Uno sciopero dei traghetti in piena estate non è un bel segnale per i turisti che vengono all'isola d'Elba e per questo cresce la preoccupazione degli albergatori elbani dopo l'annuncio appunto dello sciopero dei lavoratori Toremar per il 21 luglio, una domenica in cui le partenze da Portoferraio e da Piombino saranno sicuramente molto numerose. Sarà molto probabilmente una giornata difficile nella speranza di qualche corsa aggiuntiva che possa risolvere, almeno in parte, i problemi che potrebbero presentarsi sui porti. Non condivido gli scioperi annunciati da Toremar, commenta il presidente degli albergatori elbani Massimo De Ferrari. I lavoratori sono protetti da un contratto particolare, non vedo perché dovrebbero fare sciopero. Non c'è ancora un bando e secondo De Ferrari potrebbe anche essere prorogato il servizio di continuità territoriale marittima, per cui sarebbe meglio aspettare e capire bene che cosa succede. Credo che se vogliono attirare il consenso di residenti e turisti in questo modo ottengano il contrario. È un modo per allontanare dalle rivendicazioni che portano avanti e dalle loro preoccupazioni, considera, alla luce anche del fatto che stiamo entrando nel periodo clou dell'estate. Elbana, anche se sicuramente si è arrivati lunghi sulla questione. Magari la regione toscana dovrebbe sbrigarsi a fare i bandi, considera infatti il presidente degli albergatori, oppure procedere ad una proroga del servizio attuale e su questo saremmo stati anche uniti, ma lo sciopero no. La speranza degli albergatori è che in quella giornata vengano previste corse in più per ovviare a quelle mancanti della compagnia in continuità territoriale. Ma non sarà anche questa una questione di facile risoluzione? Visto che l'armatore di Toremar e Moby è lo stesso, ipotizza il presidente, ci potrebbero essere anche corse straordinarie. La Blue Navy è impossibilitata a farla perché i traghetti collegano Portoferraio e Piombino e viceversa e hanno tempi che non lasciano spazio ad altre corse. Vedremo come procedere, se fare avvisi ai turisti o se le altre navi viaggeranno con più passeggeri. Di certo le preoccupazioni ci sono, anche alla luce degli annunci dei sindacati dei lavoratori Toremar, di una stagione difficile, di un'estate di proteste. Siamo al punto bar di Carpani.
un bar ricevitoria e tabacchi. Ad un certo punto entra una coppia e, rivolgendosi al gestore del bar, chiede: «Mi dà un gratta e vinci da 5 euro?» Poi va fuori su un tavolino del bar e torna incredula alla cassa per avere conferma di quanto ha visto. Era vero, aveva vinto 300.000 euro. Si tratta di una coppia di portoferraiesi baciati dalla fortuna, una famiglia che, a detta del figlio del proprietario del bar, può aver bisogno. Entrambi, emozionati e tremanti, hanno salutato e sono andati via. Una signora di portoferraio ha preso un grattino da 5 e ha vinto 300.000 euro. Sono contento perché penso è una persona, una famiglia che ha bisogno e gli dia una grossa mano. Se n'è accorta qui? È uscita e rientrata dopo poco. La reazione? La reazione, non c'ero io perché c'era mio padre e erano tutti e due molto emozionati e molto tremanti, diciamo. È una famiglia di portoferraio? Sì. Anziani? Abbastanza. Il premio va giustamente a una famiglia onesta, tranquilla, portoferraio, e sono contento. Si chiama Elba Gourmet Diary ed è un diario, appunto, degli 8 eventi dell'Isola in Tavola, la rassegna culinaria organizzata da Confesercenti la scorsa primavera. 10.000 copie in distribuzione in tutta l'isola, perché anche gli ospiti possano riscoprire la cucina tradizionale e i prodotti elbani. Elba Gourmet Diary è appunto un diario di tutti quelli che sono stati gli eventi dell'Isola in Tavola. 8 serate che hanno creato un percorso culinario che vogliamo con questo diario possa fruttare appunto per tutta la stagione estiva. Vogliamo che questo prodotto giunga nelle mani dei nostri ospiti perché possano anche loro avere l'opportunità di godere di quelle che sono state le prelibatezze dei nostri associati. Il diario è stato voluto proprio perché continuasse la promozione di questi 8 appuntamenti culinari. Le serate hanno riscosso il gradimento dei partecipanti e sarebbe interessante farli scoprire anche ai nostri visitatori. Abbiamo dei feedback e sono molto positivi, tant'è vero ci sono stati molti clienti che se le sono fatte quasi tutte le serate e non c'è miglior biglietto da visita che la presenza continua di questa gente. Il prossimo anno continueremo con questa iniziativa, cercheremo di migliorare e limare tutte quelle che sono le cose che abbiamo deciso di rivalutare e senz'altro avremo anche altre novità interessanti. No al potenziamento della sanità elbana e no all'istituzione di una quarta base per il soccorso al servizio dell'arcipelago toscano. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, la maggioranza ha respinto 2 atti presentati dal consigliere regionale della Lega, finalizzati a inserire nel piano sociosanitario regionale alcune misure finalizzate a migliorare i servizi sanitari all'Elba e in tutto l'arcipelago. Un atteggiamento inspiegabile ma non sorprendente, ha dichiarato Marco Landi. È stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del 10 luglio 2024 l'accordo di programma per il finanziamento straordinario al comune di Capoliveri per la costruzione del canile comprensoriale. La Regione Toscana con questo accordo si impegna a versare al comune di Capoliveri le risorse necessarie per portare a termine il progetto, in particolare con un contributo straordinario regionale pari a 600.000 euro, con una suddivisione di 300.000 per l'anno 2024 e altri 300.000 per il 2025. Inoltre, nelle scorse settimane è stato perfezionato l'accordo con il comune per avviare la procedura d'appalto. Da martedì 16 a venerdì 19 luglio, dopo il tramonto, nelle piazzette lungo i vicoli di Rione Nell'Elba, scrittori, giornalisti, artisti e operatori culturali si incontreranno per dare corpo ad una manifestazione che è diventata il ritrovo culturale dell'estate sul Tirreno, senza tralasciare la vivace distesa di editori che occuperà pacificamente Piazza del Popolo per circa una settimana. Parliamo di Elba Book, che è cresciuto organicamente sino alla 10ª edizione e lo deve soprattutto alla comunità dell'editoria indipendente italiana che ci ha creduto da principio, riconoscendo allo staff del festival il progetto di ricerca politica e rigenerazione territoriale concepito per l'isola toscana, favorito da un approccio turistico lento e sostenibile.
Domenica 14 luglio, appuntamento alle 9 a Marciana, alla terrazza sopra la casa del parco, di fronte alla fortezza, per la nuova passeggiata delle farfalle, organizzata da Lega Ambiente in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Una camminata lenta che seguirà le fermate, i 14 tabernacoli della Via Crucis Penitenziale. Il viaggio di andata finisce a Serra Ventosa, sopra la tomba del pastore. Si ritorna dallo stesso percorso, durata 3 ore circa, la partecipazione è gratuita e basta prenotarsi al 339-880-1478 oppure per email a legambientearcipelago@gmail.com.